Salve a tutti paranoici e bentornati su Paranoia Channel. Oggi vedremo 6 foto di fantasmi. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessun nostro video. Ora cominciamo. Le due giovani donne in questa foto erano in un ristorante in posa con lo chef. I loro volti felici indicano che non avevano idea che una quarta figura era in posa con loro. Infatti, tra lo chef e la ragazza con la maglia verde, sembra esserci una faccia sfocata spettrale. Le caratteristiche del viso del fantasma non sono chiare. L'unica cosa che possiamo vedere chiaramente sono i suoi grandi occhi scuri. La testa sembra fluttuare e non pare attaccata a un corpo. Chi potrebbe essere questo spirito? Questa foto è stata scattata in Pennsylvania nel 1977, fuori a una casa in costruzione. Nella foto possiamo vedere una figura alta e snella che indossa una tunica bianca camminare davanti alla casa. Il lavoratore che ha scattato la foto non è stato in grado di spiegare chi o cosa fosse la figura. Molti scettici hanno definito la foto un fake, visto che potrebbe essere un semplice lenzuolo appoggiato alle scale. E voi cosa ne pensate? È uno spettro o è soltanto un fake? Una famiglia ha scattato questa foto durante il pranzo, non avendo idea di condividere il tavolo con un ospite non invitato. In primo piano, nella foto, possiamo vedere i 3 membri della famiglia, seduti attorno al piccolo tavolo da pranzo. La sedia più vicina alla fotocamera è chiaramente vuota. Nella finestra alle spalle del bambino possiamo vedere un riflesso. In questo, la quarta sedia non è vuota, ma è occupata da una figura terrificante, con viso pallido e capelli scuri. La famiglia non ha idea di chi possa essere lo spirito, ma il suo aspetto è sicuramente spaventoso. Durante una visita in un cimitero di notte, una coppia ha scattato numerose foto. In una in particolare ha catturato un presunto fantasma. I due ragazzi erano andati al cimitero con l'intenzione di scattare qualche foto d'effetto. Tuttavia, quando sono tornati a casa per rivedere le loro foto, sono rimasti sorpresi di vedere una figura misteriosa in agguato sullo sfondo. L'entità sembra appoggiarsi a un albero. La coppia ha affermato che al momento dello scatto il cimitero era completamente vuoto. Questa foto è stata scattata da un dipendente di una casa di riposo. Nella foto è possibile vedere una figura semitrasparente su una sedia a rotelle. L'impiegato che ha scattato la foto nel seminterrato della struttura ha dichiarato che il fantasma sembra essere un uomo con una camicia bianca. Molto probabilmente è lo spirito di un ex residente della struttura, legato ancora al luogo dove ha trascorso i suoi ultimi giorni. Questa foto è stata scattata in un cimitero in California, nei pressi della tomba di una bambina. Nello scatto si può chiaramente vedere un fascio di luce che illumina la sua tomba. Se guardi attentamente si può vedere la figura di una bambina in piedi.
molti credono che la foto mostri lo spirito della bambina sepolta lì vicino e che la luce sia il mezzo con cui la bambina appare sul piano terreno. E anche per oggi è tutto. Se vi va, lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. E veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook. Trovate il link in descrizione. Ci vediamo alla prossima, miei paranoici.